Caso Gambino, l'ex sindaco di Pagano è tornato nuovamente in carcere, cosa ne pensa, Presidente Ciriel? Beh, ovviamente sul piano umano sono addolorato. Tutti sanno che sono un grande amico di Alberico Gambino e quindi umanamente non posso che essergli vicino. Sul piano giuridico non mi sembra che ci sono eh, novità, nel senso che è una conseguenza della sentenza della Cassazione. Io credo molto nel sistema della giustizia nel suo complesso. Sono convinto che eh, ci sono tutti gli strumenti. Offerti dalla legge del garantismo, che consentono a una persona di potersi difendere e dimostrare nei processi la propria posizione, ho fiducia nell'azione delle forze dell'ordine, ovviamente sul piano umano. Per i rapporti che io ho avuto, sono, penso che Abdelogo Bambino sia una persona per bene e certamente riuscirà a dimostrare nelle sedi opportune la sua estranità ai fatti. È chiaro che sul piano umano sono addolorato perché in questo momento, per effetto di una legge, chiaramente si trova. Senza ancora avere avuto un processo in galera, che è un fatto certamente eh, umanamente disdicevole, intanto, intanto si parla di Pagani come città della camorra. Beh, Questo credo che sia una cosa ingenerosa, non lo dice la magistratura, non lo dicono le forze dell'ordine, lo dicono un po' alcuni. Mezzi di informazione non locali, e eh, peraltro voglio difendere anche l'azione corretta di informazione che è venuta dalla provincia di Salerno. C'è qualche trasmissione nazionale che è chiaramente, schierata dal punto di vista politico, eh, tende a strumentalizzare eh, le vicende. Le, le accuse sono gravissime, ci mancherebbe, ma eh, implicano dei processi e implicano ovviamente anche accertamenti seri, così come avviene in Italia. Grazie all'impegno della giustizia. Eh, Alberico ha dedicato grande passione con risultati, al di là delle accuse che ci sono oggi che riguardano un'altra vicenda, quella giudiziaria, i risultati ottenuti su Pagani sono assolutamente positivi e non penso che l'80% dei cittadini paganesi se anche fossero vero queste cose sono legati alla Camorra. Se lo hanno votato evidentemente perché ha fatto bene il sindaco, ma questa è una cosa che non c'entra nulla con la vicenda giudiziaria. Quindi io mi augurio che possa dimostrare eh, l'innocenza nella quale io umanamente credo.